sindaco Federico Pizzarotti, il sindaco di Parma, la città italiana della cultura nella capitale europea della cultura, un incontro dovuto. Assolutamente sì, un viaggio che ci ha fatto molto piacere proprio per iniziare insieme quest'anno. Noi saremo nel 2020, quindi la voglia è sicuramente di creare un filo conduttore tra Matera e Parma. Stiamo studiando insieme agli organizzatori di Matera, ai nostri, di creare un evento che abbia come protagonista, che abbia comunque un legame con Parma a Matera durante quest'anno e ospitare Matera attraverso un evento simile l'anno prossimo a Parma. Volevamo insomma studiare quello che è stato l'inizio anche per ispirarci rispetto a quello che faremo anche noi nel gennaio del 2020. Io penso che Matera non c'è bisogno di presentazione, è una città meravigliosa che ha tra l'altro l'occasione di avere diversi scorci da utilizzare come dire palcoscenici naturali, però insomma vedremo cosa replicare nelle nostre piazze. In un'epoca, una generazione soprattutto relativamente giovani, dove i valori vanno scemando sempre di più, la cultura diventa fondamentale anche per la crescita. Ma secondo me sì, noi adesso, dato politico proprio, noi abbiamo sempre rinfacciato alle ultime elezioni, quindi alla classe politica attuale, che non parla mai né di cultura, né di istruzione, né di, come dire, riforma dello Stato, ma cultura e istruzione sono la base sulla quale costruire o ricostruire, se vogliamo, dei valori solidi che abbiamo perso lungo gli anni. E se ci pensate, nell'agenda politica non se ne parla mai, parliamo sempre di fiscalità, di migranti, di cose tecniche che alla fine non nutrono l'anima come l'istruzione e la cultura. L'importanza è anche quella di prossimità, di vicinanza al territorio, dunque i sindaci assumono un ruolo politico particolarmente importante per la crescita. Ma sì, soprattutto anche credibile, perché mentre il sindaco deve promettere e attuare cose che i cittadini, come dire, vedono giorno per giorno crescere o non crescere, quindi sono soggetti anche alla critica diretta, all'essere fermati, tante volte un politico nazionale non ha questo tipo di problemi e tante volte ci dimentichiamo le promesse non mantenute negli anni da tutti i vari governi. Quindi l'idea di ripartire dai territori è anche questo, ripartire da un legame diretto con i cittadini, che non deve essere una frase fatta ma deve essere qualcosa da mantenere anche quando si va a governare le regioni o la nazione. Cosa l'ha stupito di più della bellezza incantevole di Matera? Ma io penso della riscoperta, però ho avuto modo, passeggiando lungo il corso, non solo di incontrare l'attuale sindaco, ma il precedente ancora, quello che ha, come dire, fatto riconoscere Matera città UNESCO, e penso che la lungimiranza tante volte dei sindaci nell'intravedere quello che i cittadini contemporanei non vedono, e anche magari subendo delle critiche in quel momento storico, sia veramente quello che fa la differenza. Anche da noi, nei contesti rurali, venivano coperti durante gli anni 70-80 i sassi che avevamo nelle nostre costruzioni con l'intonaco, perché si voleva dimenticare un po' il passato, e oggi vengono scoperti. Penso abbia vissuto la stessa sorte anche Matera, mentre prima veniva vista come un luogo brutto e le persone andavano fuori, costruivano una casa fuori, adesso viene riscoperta. Penso che sia questo, le nostre tradizioni e anche le nostre bellezze nascono anche da, come dire, da costruzioni povere, se vogliamo, che hanno fatto i nostri contadini, i nostri avi nel passato.